intercessione affido alla misericordia di Dio le persone colpite della disoccupazione a causa dell'attuale pandemia. Si avvicina il 1° maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, così prega Francesco all'udienza del mercoledì, 8ª di fila a distanza con la piazza vuota e ultima sulle beatitudini. Le strutture di peccato, riassume, non possono che rifiutare la povertà, la mitezza, la purezza. Così pensa il mondo. Questi sono idealistici o fanatici. E allora o ti lasci mettere in discussione o indurisci il cuore fino ad accanirti sui cristiani. La persecuzione, riflette Francesco, libera i cristiani dalla sudditanza alla vanagloria e ai compromessi con il mondo. Ma attenzione, aggiunge, a evitare anche il vittimismo. C'è anche un disprezzo che è colpa nostra quando perdiamo il sapore di Cristo e del Vangelo. Infine un pensiero alla santa di oggi, Caterina, patrona d'Italia e copatrona d'Europa, già invocata prima celebrando messa a Santa Marta. Preghiamo per Europa, per l'unità d'Europa, per l'unità dell'Unione Europea, perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli.